10 simboli attorno ai quali costruire l'alleanza che guiderà Barletta per i prossimi 5 anni. Non nasconde le sue ambizioni Santa Scommegna, candidata alla carica di sindaco per una coalizione di centrosinistra ispirata al modello emiliano che oggi governa la regione Puglia. L'evento organizzato in piazza Plebiscito è l'occasione per presentare ufficialmente le forze politiche a sostegno del suo progetto amministrativo e per parlare alla città delle priorità del suo programma di governo. Al primo punto sicuramente la sicurezza. La nostra città ha bisogno di ritrovare la serenità e la libertà di movimento. I nostri ragazzi hanno bisogno di vivere in tutta serenità la gioia di stare insieme, di frequentare i posti più belli di Barletta, centro storico, ma non solo. Abbiamo delle bellissime anche realtà economiche in periferia e quindi che frequentano i ragazzi, restituire insomma quella serenità di cui Barletta ha bisogno. Ma la svolta che attende la città è soprattutto sulle tematiche ambientali. L'inquinamento prodotto dalle industrie insalubri e dal traffico veicolare, spiega ancora Santa Scommegna, è un problema da affrontare con urgenza. Immediatamente ci metteremo a lavorare sulle emergenze ambientali legate non solo alla presenza di inceneritore in città, piuttosto che alle problematiche legate al mare, quindi alle acque, al sottosuolo, ma anche puntare moltissimo a iniziare a lavorare su un piano della mobilità sostenibile, perché anche l'inquinamento da traffico è uno degli elementi fondamentali che dobbiamo assolutamente affrontare e quindi risolvere. Però dobbiamo anche garantire l'intermodalità, non è possibile che questa città non abbia un parcheggio serio e che non ci sia un piano dei parcheggi e che non ci sia anche un intervento che metta in connessione le varie rete di comunicazione, quindi la ferrovia, il porto, le autostrade, le strade. Questa è una delle grandi priorità. A sostenere l'ex dirigente comunale è il Partito Democratico, il Movimento Civico Scommegna Sindaco, Cantiere Puglia per Emiliano, il Partito Socialista, Riformisti e Progressisti, Articolo 1, con Emiliano Sindaco di Puglia, Barletta Popolare e Senso Civico, una coalizione unita e con obiettivi condivisi, conclude Santa Scommegna, pronta a mettersi al lavoro il giorno dopo le elezioni. Io ho una bella coalizione, costituita da gente che ha voglia di cambiare e soprattutto di governare, consapevole che i problemi sono tanti, la situazione anche nazionale e internazionale è delicatissima e non ci si può permettere il lusso di non concentrarsi sulle cose importanti da fare. Io sarò alla guida di una fortissima coalizione.